Buonasera. Buonasera. E qual è il suo nome? Gianfranco. Oggi dunque parleremo del... Il secondo film di questa rassegna è stato realizzato da ragazzi dell'Istituto Galilei Sani di Latina a seguito di uno stage che abbiamo fatto come laboratorio a memoria Duomo nella classe della professoressa Antonella Benedetti. Il protagonista è Gianfranco Avvisati, nonno di uno dei ragazzi, che racconta come all'età di 14 anni lasciò Bassiano per andare a lavorare a Roma come parrucchiere. Una storia a suo modo di emigrazione, di lavoro, di sacrifici, raccontata con ammirevole leggerezza e che ha un titolo bellissimo inventato dai giovani registi. Tutto sulla mia testa. Buonasera. Buonasera. E qual è il suo nome? Gianfranco. Oggi dunque parleremo del suo lavoro, quindi del lavoro del parrucchiere. Perché ha deciso di fare questo lavoro? Beh, non è che l'abbia deciso io, questo è un lavoro che l'ha deciso mio padre, perché mio padre era un artigiano che faceva il salto, il barbiere. Lui per farmi evolvere, per non farmi fare il barbiere, ha deciso di fare il parrucchiere. A me onestamente non mi piaceva, perché poi mio padre lavorava dalle 8 del mattino, dalle 7, anzi, fino alle 11 della sera. Io poi amavo più fare il falegname, ma non perché mi piacesse il falegname, perché gli amici miei, i compagni miei, la sera alle 5 erano liberi, per cui io la sera alle 5 ero libero pure io. Invece così, mio padre mi mise dentro il negozio suo e io, già quando facevo la terza elementare, stavo dentro il negozio di mio padre. E fare il parrucchiere all'epoca mia non era molto facile, perché di parrucchiere non ce n'erano, specialmente il mio, non c'erano parrucchiere. Per cui ho dovuto andare subito fuori dal paese. Io avevo 13 anni, già quando ho cominciato la prima uscita sono venuto a Latina, ma a Latina per la verità c'era il mio primo maestro, se così vogliamo dire, non fu un'esperienza felice, in quanto questo, non potendo dire di no a chi mi aveva proposto di prendermi a lavorare, mi fece andare in questo negozio. In questo negozio mi mise con una ciocca di capelli attaccata ad una maniglia, ad una corda, e io dalla mattina alla sera facevo quello. E non potevo partecipare all'attività del negozio, non so, spazzare per terra, non è che io volessi fare qualcosa, ma spazzare per terra, porgere il cappotto alla signora. Niente, tutto questo, io la mattina andavo lì, dalla mattina con questa ciocca, porgevo sto bigodino intorno, vicino a sta maniglia di questa porta, e fino alla sera, immaginiamoci un po', insomma, per me fu un'esperienza drammatica. Dopo 2 mesi io non ho più resistito a questo fatto, l'ho detto a mio padre e mio padre non mi ha mandato più. A questo punto poi successe un'altra cosa molto importante, che c'era una signora della Dinascala, una certa Eble, la quale mi prese a ben volere. Io da questa signora, da questa maestra, mia maestra, lì ho fatto tutto, mi faceva fare tutto questa. Allora, preso da questa gran voglia e da questa signora molto apprezzato, dopo 6 mesi sono andato a lavorare a Roma in un negozio centrale, a Piazza Capranica. E entro questo negozio, c'era tutta gente che era paese mio, ma gente tutta del primo piano, al centro di Roma, per signore che per me, le vedevo soltanto ai giornali, io queste signore, questa bella gente. E cominciai lì, la prima cosa, lì, quando mi dissero, caricato dal negozio della Dinascala, che io facevo tutto, quando questo principale mi disse: che sai fare? So fare tutto. Immagina un po', dopo 6 mesi, sì, io potevo saper fare tutto. Che quando questo mi mise a fare lo shampoo, non sapevo fare nemmeno lo shampoo. La prima cliente mi ha messo sotto, ma chi mi ha messo? Reagì in un modo, perché quello poi era un negozio dove lo shampoo veramente si faceva bene, ma io non sapevo fare questo shampoo come in arte.
Per cui dopo 2 mesi cominciai a fare il primo shampoo lì e per 2 mesi anche lì ho cominciato soltanto a passare i becchi. Passavo i becchi di cicogna al principale e facevo le pulizie e facevo quello. Dopo 2 mesi cominciò a farsi luce. Allora il principale, grazie a lui, era molto molto bravo e anche lui mi prese a ben volere lì e cominciai a entrare nel vivo del lavoro. E stavo bene, però l'unica cosa che poi in questo frattempo io ero fortemente allergico ai prodotti, avevo le mani gonfie come cosa, sono andata anche in Monte di Creta. In Monte di Creta i frati mi dissero che avrei fatto ancora in tempo a smettere, a cambiare mestieri. Io mi sentivo talmente grande, dico, che mestiere vado a fare adesso? Invece ancora avevo 15 anni perché ero piccolo. E poi andando avanti, poi questo principale che era molto bravo di Piazza Capranica, però non voleva nel modo più assoluto che usassimo i guanti. Io la notte dovevo stropicciare queste mani, le dovevo mettere tra la rete e il materasso, ce le avevo gonfie, gonfie tutte spaccate. E la mattina dovevo usare questi prodotti. E sempre questo principale di Piazza Cavallara è molto bravo nel mestiere, però usava dei prodotti molto scadenti, però li faceva funzionare, erano scadenti, ma lui faceva i capelli luci, insomma li faceva, però erano prodotti scadenti e facevano molto male le mani. E non parliamo poi di come io, adesso noi i marocchini, però i marocchini eravamo pure noi dell'epoca, perché io poi per dormire non potevo fare giù e su dal paese, perché gli orari del negozio non erano come adesso, ma si finiva alle 9 della sera, per cui non potevo prendere un treno. E allora stavo nella casa, in queste case in subaffitto, dove dormivi e basta, poi ti portavi da mangiare la domenica, te ne andavi a casa, il sabato sera tornavi a casa o la domenica mattina e ti portavi il più possibile i viveri da casa, cercando di portare la roba che si mantenesse di più, non è che potevo usare il frigorifero. Lei ha parlato che non c'erano scuole per imparare il mestiere. E che studi ha intrapreso? Il mestiere si imparava guardando, non è che ti metteva il principale e faceva tu, guarda, il mestiere si rubava con gli occhi. E poi io, per sviluppare quello che guardavo con gli occhi, quando tornavo la domenica al paese mio, io ero il primo parrucchiere, per cui quello che facevo io era tutto ben accetto perché portavo in un certo senso un po' la moda della città e cominciavo ad avere delle grandi soddisfazioni perché le vecchie del paese dicevano che il figlio di Dilma aveva portato tutte le donne del paese a una parità, nel senso che si distingueva più la villeggiante, la forestiera, dalla paesana, perché già io gli facevo le teste come se fossero state, e furono le prime soddisfazioni del mestiere. Dopo di questo ci fu un periodo transitorio, in questo periodo transitorio però io in via Calabria conobbi un parrucchiere il quale mi portò a Viareggio a lavorare. E lì fu una bellissima esperienza perché prendevo 25.000 lire a settimana, quando l'operaio prendeva 25.000 lire al mese, e più le mance, per cui cominciavo a mangiare con la pensione completa, non mi sembrava vero. E i soldi a fine settimana, io ogni fine settimana mandavo un vaglia a casa mia e con i soldi delle mance io ci pagavo la pensione e i divertimenti. Sono stati 2 mesi senza fare festa mai, però pieno di soddisfazione. C'erano delle clienti di primo piano, perché Viareggio avevano clienti internazionali. Quindi diciamo che questo viaggio a Viareggio gli ha caratterizzato un po' la vita. Sì, questo viaggio a Viareggio, poi nel ritorno mi trovai un po' sbandato, perché quando tornavo a Roma poi non trovavo più il posto, perché l'avevo lasciato il posto. E sono stato poi a lavorare a Piazza Risorgimento. E lì fu un'esperienza molto triste perché c'era il proprietario addirittura un giorno mi disse: tu quando stai senza cliente, mettiti davanti alla porta, chiedi a una cliente e alle persone che passano, signora, venga dentro e gli do una pettinatina. Per me questa è una cosa molto umiliante. Quindi questo estetista mi disse che cercavano un parrucchiere in Via del Babuino. Via del Babuino, ritorniamo al centro di Roma, vicino Piazza del Popolo. E quando vado in Via del Babuino non ti dico un ambiente molto 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 chic, molto. E lì mi presero bene, ben volere, mi fecero e da lì sono stato benissimo. E lì io guadagnavo lo stesso parecchio, con i soldi
con i soldi della settimana riuscivo, anzi addirittura mi comprai l'appartamento a Roma perché le cambiali 70.000 lire al mese, le pagavo con lo stipendio e con la mancia mi sposavo. I primi strumenti che venivano usati, quindi quali erano gli strumenti fondamentali per fare il parrucchiere, insomma? C'erano delle macchine per fare la permanente che erano tipo dei lampadari che si mettevano in testa con tutti i fili attaccati. Per cui queste donne per fare questa permanente avevano un peso enorme in testa. Poi pian piano da questa permanente è arrivata quella chimica, questi bigodini che erano pesantissimi, però c'erano questi pinze che non erano collegati con i fili. E gli attrezzi del mestiere erano questi. Poi, dopodiché, i bigodini sono arrivati quelli di plastica, insomma, il progresso del lavoro è stato questo. Il periodo del dopoguerra, come ha influenzato il suo modo di lavorare? Cioè, noi siamo stati bene, venivamo dal nulla e logicamente il periodo è stato poi sempre un po' di una conquista perché noi non c'avevamo niente, 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 invece dopo, come se si partiva dalle 6 del mattino, si andava incontro al giorno. Certo, non è che c'avevamo, non si aveva niente di tutto questo, non c'erano i mezzi, c'avevamo una macchina, non c'avevamo una bicicletta. Dove e come ha aperto la sua prima attività? Per aprire attività poi, agli effetti io ero molto contrario a aprire attività per conto mio, in quanto avevo paura. E poi c'era un collega che mi diceva sempre di metterci questa attività, di aprire questa attività. Allora io gli proposi di aprirla a Latina. E dopo 2 anni lui abbandonò questa società, io rimasi solo e da lì, insomma, ho lavorato a Latina, è stato più di 40 anni di attività a Latina. E adesso che lei è in pensione, come si sviluppa la sua attività? Nel senso, ha rimpianti di aver lasciato il suo lavoro oppure no? Sì, io ho lasciato il lavoro pensando che, poiché il negozio era di proprietà, pensando di affitto il negozio, io posso avere i guadagni ugualmente senza mettermi a riposo. Invece mi è mancata moltissimo l'attività se dovessi tornare indietro non lascerei mai, lascerei che la chiusura avvenisse così da sola, che la candela si spegnesse da sola, perché ho avuto molto, ho sofferto molto la chiusura dell'attività, mi è mancata molto l'attività. La, la, la